più allenatori danno ovviamente indicazioni ai loro uomini. E si riprende con rimessa laterale in favore dello scontrone in Villa. Un tentativo adesso effettuato da Grossi che non sortisce esito positivo. Finora decisamente meglio la Castero 2000, ma lo scontro in Villa è una squadra che non molla mai, quindi i giallorossi devono restare concentrati e non concedere nulla ai ragazzi di Iallonardi. C'è Di Marco in possesso palla, poi Della Villa il lancio in avanti. Buonasera che preda di un giocatore dello scontro in Villa che prova a lanciare Pasquale Melone, controllato senza eccessivi problemi da Vacca. Lo stesso Vacca adesso lancia Della Villa che pennella un cross, chiude Donofrio in fallo laterale. Palpabile l'attenzione anche in tribuna con le due tifoserie che a tratti ovviamente si fanno sentire, ma seguono attentamente anche la partita. Gol cambierebbe gli equilibri del match. Se a segnarlo dovesse essere la Castro 2000, varrebbe come una seria ipoteca sulla vittoria di questa partita. Mentre Di Luca carica Di Marco, chiedo scusa, che carica il sinistro con la palla che si spegne però sul fondo. Vi dicevo dell'importanza di un eventuale gol che cambierebbe gli equilibri della partita. Castero 2000 che qualora andasse a rete costringerebbe gli avversari a segnare due volte, mentre un gol dello scontro in Villa sarebbe una mazzata psicologica per la Castro 2000 che dovrebbe poi trovare almeno il pareggio per qualificarsi. Disimpegna senza Fronzoli Riccio con la palla che poi resta a metà campo, lottano due giocatori. C'è poi l'inserimento, ovvero il tentativo di inserirsi da parte di Pasquale Melone, chiuso poi da un avversario che è stato però l'ultimo a toccare. Effetto questa rimessa laterale la Castero 2000 con l'arbitro che adesso inverte la decisione. Scontro in Villa che prova a distendersi ma non riesce a rendersi pericolosa, libera la difesa giallorossa. Lottano due giocatori nei pressi della panchina giallorossa. Si tratta di Bezpalco che è un po' il pericolo numero uno per lo scontro in Villa, e Massucci. Un po' di nervosismo adesso nei pressi della panchina degli uomini di mister Balzano. Si riprende con la rimessa in gioco da parte di Taglienti che serve Grossi. Grossi prova ad andarsene nei pressi della bandierina, commette fallo. Si riprende dunque con un calcio di punizione in favore della Castero 2000. Se ne incarica dell'esecuzione Riccio. Gremite davvero le tribune dello stadio Patini. Era da tempo che non si registrava un pubblico così numeroso in questo settore. Lo spiovente di Riccio che è preda poi dei giocatori dello scontro in Villa che involontariamente finiscono per servire Di Marco. Poi la palla fra i piedi di Sabatini. Sabatini appoggia per Cincione che vede un compagno libero ma non riesce a servirlo, e poi l'arbitro comanda un fallo commesso dallo stesso Cincione. Può ripartire dunque lo scontrone e Villa con Del Principe che lancia verso la propria area. Castro 2000 che chiude in fallo laterale. Abbiamo superato intanto la metà del primo tempo, siamo al 24esimo, sempre 0-0 e poche emozioni finora. Nessun tiro in porta, ma due occasioni per la Castro 2000.
con due colpi di testa terminati sul fondo, mentre nessun pericolo creato dallo scontro in Villa, che deve vincere per andare avanti. Alla Cassero 2000 può bastare anche questo risultato. Rimessa in gioco per i Granata di Ialonardi, che poi non riescono a controllare palla. Lo scatenato Sabatini appoggia indietro per un compagno, Bezbalco al limite dell'area e di spalle difende palla e l'appoggia per Di Marco. Di Marco che ancora protegge palla, se la allunga forse un po' troppo al limite dell'area. Di Marco con la sfera, area di rigore, il cross per Sabatini che riesce a proteggere palla. Di Marco, rimessa in gioco per Bezbalco che prova una rovesciata ma commette fallo. Applausi comunque del pubblico giallorosso per un apprezzabile gesto del giocatore forse più tecnico della formazione allenata da mister Balzano. C'è intanto l'iniziativa di Taglietti per Grossi. All'arbitro ravvisa un calcio di punizione in favore dei Granata. Entrambi in piedi i due allenatori. Subito battuto il calcio di punizione con Taglienti che prova ad andarsene a destra, mette un cross in mezzo, controlla poi Di Marco, perde palla della Ville, arriva però un compagno in suo aiuto e può ripartire la Cassero 2000 con il lancio per Bezbalco. Sale intanto Sabatini, vediamo se lo vede. Bezbalco preferisce servire la corrente Mabelli, bella azione della Cassero 2000. Mabelli a sinistra appoggia ancora per Sabatini che scambia ancora con Mabelli, il tiro cross che diventa un pericolo con la palla che viene controllata a fatica da Massucci che non riesce ad evitare il calcio d'angolo. Tutto è pronto per questo primo corner della partita. Lo effettua Mabelli. Il corner, esce il portiere dello scontro in Villa, Mario Massucci. Prova a ripartire i suoi, ma c'è subito un raddoppio su Pasquale Melone. Poi ancora palla per la Cassero 2000, il lancio di Romito, che non trova però nessun compagno. Bella trama di gioco però per la Cassero 2000 che stava trovando il gol con Mabelli. Tanto adesso la palla pericolosamente al limite dell'area di rigore con Pasquale Melone che prova a girarsi ma non riesce a controllare la sfera. Sfera preda adesso di Del Principe che prova a cambiare gioco con la palla che viene stoppata da Taglienti. Taglienti non riesce a servire il compagno che si era liberato sulla destra. Ci avviciniamo intanto alla mezz'ora di gioco, ancora 60 minuti da giocare più ovviamente recupero. 0-0 ancora il punteggio qui allo stadio Teofilo Patini per questa finale playoff del girone B di seconda categoria. La palla che è stata rimessa in gioco e adesso viene controllata da Donofrio per lo scontro in Villa. Il lancio in avanti, la palla termina però fuori. E verrà rimessa in gioco da un giocatore della Cassero 2000.